Plutone ha tanta buona volontà, però poca concretezza. Che cosa manca? Vabbè, oggi mancavano anche 3-4, forse 5 giocatori da domenica, l'ultima partita, quindi stavamo un po' in emergenza anche per quanto riguarda i cambi. Mancava Trotta, mancava La Forgia, squalificato Ciccerelli e qualcun altro, quindi noi già siamo una rosa abbastanza ristretta per quanto riguarda gli over, quindi giustamente poi sono cose che uno durante la partita va a pagare, però io penso che abbiamo fatto una buona partita, avendo avuto le nostre occasioni, giocavamo sempre quindi fuori casa, e avere 3-4 situazioni per far gol non è che sono poche, quindi poi abbiamo subito due reti su calci piazzati, come capita un po' spesso, e recuperare sempre poi non è mai facile. Il Manfredonia che ha giocato qui in Coppa Italia, il Manfredonia di oggi, che cosa è cambiato? Ma è cambiato tanto, sicuramente è una squadra, tutti i ragazzini, quindi sicuramente è un altro Manfredone, anche se abbiamo diversi problemi, però è sicuramente una squadra che se la gioca con tutti, anche oggi, soprattutto nella prima parte, dopo il nostro pareggio abbiamo rischiato più volte di andare noi in vantaggio, e poi nel nostro momento migliore, in Nardò alla fine del primo tempo, si è trovato in vantaggio ancora con una palla inattiva, poi recuperare non è mai facile. Mister, ci può descrivere l'azione del rigore assegnato al Manfredonia più per dovere di cronaca? È stato un fallo di mano. Sul colpo di destra. Testa di Russo, se non sbaglio. Russo. Sì, c'è stato un fallo di mano di Russo, nettamente, perché si è visto sì, che è stato quasi clamoroso. Però anche nella seconda parte, giustamente poi abbiamo spinto, abbiamo usato qualcosa in più, rischiando anche qualche contropiede. E nel finale abbiamo avuto anche la clamorosa occasione con il Romano di poter pareggiare la partita, perché questa forse è stata l'occasione, diciamo, forse più clamorosa della partita. Anche sull'1-1 Romano ha sfiorato il palo. E abbiamo avuto le nostre situazioni, anche il Nardò sicuramente di ripartenza, era ovvio che potesse metterci in difficoltà. Era la partita che dovevamo fare, limitando qualche errore, soprattutto ancora su palle inattive, non l'abbiamo fatto e quindi abbiamo pagato a caro prezzo. Terza vittoria consecutiva, la strada intrapresa è quella giusta? Direi di sì. E che ultimamente abbiamo preso un certo standard di rendimento e questo ci sta portando risultati. Però prima di parlare della partita, permettetemi, vorrei fare veramente i complimenti a tutti i ragazzi che fanno parte di questa rosa, perché in una settimana complicata, tra virgolette, a livello mentale, dove si avvicina il mercato, escono voci, è facile che qualcuno possa perdere magari un po' quello spirito, quella concentrazione. E invece oggi devo fare veramente un plauso a tutti i ragazzi, perché tutti, chi ha giocato e chi è entrato, hanno dato l'anima per fare il risultato, non pensando minimamente a quello che potrà essere il futuro. E di questo gli devo rendere onore e soprattutto li devo ringraziare. La formazione praticamente confermata nelle ultime tre partite significa che forse è un assetto ideale, cioè... Sì, oggi ho riconfermato praticamente la formazione di domenica scorsa, che avevamo fatto molto bene. È normale che, come avevo detto prima, sugli under, in questo momento ci mancano due under che fino adesso non sono importanti, però tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione stanno facendo non bene, benissimo. Stiamo adattando qualche giocatore, perché poi purtroppo quando c'è delle defezioni, al di là dell'aspetto numerico, non è sempre facile trovare la quadra a livello tattico, no? Perché ogni giocatore ha caratteristiche diverse. Però i ragazzi, con grande impegno e con grande voglia, stanno superando anche quelli che sono i limiti di qualcuno nell'interpretazione di alcuni ruoli, mettendoci grande disponibilità, e questo penso che sia fondamentale per essere squadra. Abbiamo avuto un po' l'impressione che il Nardò sia stato bellissimo per, diciamo, per i primi 20 minuti,
poi ha incassato il gol, è come se avesse avuto un attimo di smarrimento. Sì, forse è un po', ma alla fine è normale che nell'arco della partita ci sono momenti in cui riesci ad avere grande propositività e creare situazioni, magari ci sono dei momenti in cui magari devi stare lì a difendere. In una partita ci sono tante situazioni e tante fasi, bisogna saper interpretare tutte queste fasi. È vero che oggi secondo me abbiamo attaccato bene oggi, abbiamo creato anche tante situazioni e forse l'unico rammarico è non averla chiusa prima, perché poi siamo stati fino alla fine con queste palle lunghe, un po' come era successo a Torre del Greco. Quindi forse con un po' di attenzione in più e con un po' di precisione in più potevamo fare gol prima e magari renderci la strada un po' più semplice. Però dall'altro lato dico che fa bene a questa squadra soffrire sempre, perché è un modo per non staccare mai la spina, dall'idea di quello che vuol dire vincere le partite, cioè metterci sempre tanto impegno e tanto sacrificio fino al centesimo. Quindi a me va bene così. Mi dispiace per Oscarino, che ha avuto la chance pure alla fine, ero convinto facesse gol. Però ripeto, nel complesso molto molto bene. Non ho visto il rigore, lo rivedrò, non ho capito bene la situazione del rigore. Però è stata la partita che mi aspettavo, è una partita complicata, l'avevo detto pure venerdì quando avevo parlato con i giornalisti, e sarebbe stata una partita complicata perché questa è una squadra viva, è un dato di fatto, gli ultimi risultati parlano di una squadra che ha perso solo una partita, quindi sapevo che avremmo incontrato una squadra combattiva, volenterosa, che aveva anche la spinta della prima vittoria che aveva fatta domenica scorsa, quindi a livello anche mentale è una squadra che ha lottato fino alla fine. E quindi la vittoria acquisisce ancora più valore, perché l'esperienza mi porta a dire che partite facili io nel calcio non ne conosco, anche quando sono stato in squadre di vertice, anche giocare contro le squadre dei bassi fondi, diciamo, è sempre complicato. Quindi onore a questi ragazzi che ci stanno mettendo l'anima, ci stanno mettendo intensità, ci stanno mettendo voglia, sono una squadra sempre in tutte le situazioni. E dobbiamo continuare così e naturalmente continuare a migliorare sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della capacità di gestire alcuni momenti, tutto, dobbiamo continuare a migliorare, il processo di crescita non deve fermarsi mai. Mister, domenica si andrà a giocare contro la Corazzata Potenza. Sì. Qual è lo spirito giusto per affrontare il Potenza? Lo spirito giusto per affrontare il Potenza è lo spirito giusto per affrontare il Manfredonia, lo spirito giusto per affrontare la Turris. Noi dobbiamo essere noi stessi, cioè metterci il massimo dell'impegno come stiamo facendo. È normale che di fronte avremo una squadra forte, forte individualmente, forte nei valori, valori tecnici, valori fisici. Contro queste squadre bisogna sbagliare poco, quasi niente, perché sono bravissime a sfruttare ogni situazione. Per questa sera i ragazzi è giusto che festeggino e che si prendano qualche ora di relax. Da domani mattina, come gli ho detto, bisogna già iniziare a pensare a questa partita e a prepararla come abbiamo fatto con le altre, sapendo che si giocherà 11 contro 11, sapendo che troveremo una squadra forte, ma con la consapevolezza che noi dobbiamo fare la nostra prestazione. Ripeto, fatta di grande sacrificio e di grande voglia. Poi, se saremo bravi a sbagliare poco e magari troveremo una squadra che sbaglierà qualcosa, cercheremo di approfittarne.